Lo sapete cosa sono le vongole veraci? Sono meglio delle vongole normali, giusto? Giusto? Ciao a tutti e bentornati su Radio Artusi. Oggi parliamo di vongole veraci. Ho chiesto a un paio di amici quale sia secondo loro la differenza tra vongole veraci e vongole normali. Le risposte sono state alquanto fantasiose, tipo: le vongole veraci sono pescate, quelle normali sono di allevamento. Le vongole veraci sono più grandi di quelle normali. Le vongole veraci sono più piccole di quelle normali. Le vongole veraci sono per forza italiane, mentre quelle normali possono venire da ovunque. Le vongole veraci si pescano a Napoli. Allora, cerchiamo di vederci chiaro. Adesso vi spiego le cose bene nel dettaglio. Ci sarà un po' di latino, non vi preoccupate. Le denominazioni commerciali delle specie ittiche sono definite nell'allegato 1 del decreto ministeriale numero 19105 del 22 settembre 2017. Con vongola verace si designano per la legge due specie. La prima è Ruditapes degustatus, che trovate anche con il nome di Venerubis degustatus o Tapes degustatus. E questo è un mollusco originario proprio del Mar Mediterraneo. E la seconda, che è Ruditapes semidegustatus o Venerubis semidegustatus o Venerubis philippinarum o Ruditapes philippinarum o Tapes japonica. Tantissimi nomi a seconda delle diverse nomenclature biologiche. È anche detta vongola delle Filippine, vongola verace delle Filippine, ed è una vongola introdotta in Italia nel 1983 a scopo di allevamento. Questa vongola si è trovata benissimo in Italia ed ha sostituito praticamente in toto la vongola verace italiana. È possibile anche per una persona normale come me distinguere tra queste due vongole. Quella verace italiana, vi faccio vedere la foto, ha un colore molto più uniforme, mentre quella filippina è un po' più variegata nel guscio. E poi la differenza fondamentale è nei sifoni. La degustatus, quella mediterranea, ha i sifoni completamente staccati, mentre la verace filippina, la semidegustatus, li ha attaccati alla base. La quasi totalità di vongole veraci vendute in Italia sono di allevamento. Questa è la caratteristica fondamentale della vongola verace, specialmente di quella filippina, può essere allevata con grandissimo successo. La vongola comune, invece, da un punto di vista scientifico, si chiama Camellia gallina. È una specie autoctona del Mediterraneo e, a differenza delle vongole veraci, non si alleva, può essere soltanto pescata. A differenza della verace, quando la troviamo in pescheria, la vongola normale, la vongola comune, è sempre selvaggia. La differenza rilevante rispetto alla verace è soprattutto il calibro, la taglia. Le vongole comuni, le vongole non veraci, sono molto più piccole, la metà, diciamo, rispetto alla taglia media di una vongola verace. Ma vongola verace non significa, non ha niente a che vedere con la taglia o la qualità o con allevata o non allevata, italiana o non italiana. Riguarda soltanto la specie biologica di quel prodotto. In altre parole, la vongola verace non identifica un prodotto di qualità superiore. Anzi, per quanto riguarda il sapore, se voi fate la prova, la vongola non verace è assolutamente più saporita. È sempre selvaggia, quindi sempre abbiamo la garanzia che cresca in mare aperto, e poi è più saporita. Fate la prova, compratele entrambe, è più saporita. Io così, a titolo di pezza d'appoggio, vi faccio sentire quello che dice Stefano Barbato, che non è proprio l'ultimo arrivato in quanto a palato. Per quale ragione dei tipi diversi di vongola? Questi qui sono i lupini, ok? Sono ancora in acqua, dopo vi spiego bene perché. E i lupini sono piccolini, ma sono quelli che hanno il sapore più buono in assoluto. E queste qui invece sono le veraci. E le veraci sono buone, sono buonissime. Però non c'è niente a che vedere con il sapore che hanno i lupini. Perché i lupini sono quelli che hanno il sapore migliore in assoluto. Lupino è, secondo la legge, un sinonimo di vongola. Vongola non verace. Io lo so che adesso arriveranno quelli: ah, ma tu non hai provato la vongola che raccoglie mio cognato. Ah, ma tu non hai provato quella del mio amico in Sardegna. Non voglio fare un ranking delle specifiche varietà di vongole. Se volete fare questo gioco, io mi chiamo fuori. Se qualcuno va dal suo pescivendolo e vuole una vongola mediterranea e selvaggia e gli interessa il sapore, dovrebbe orientarsi assolutamente su una vongola normale, non verace, che tra l'altro sta tra i 9 e i 13 euro al chilo. Anziché scegliere una verace, chiedendo la verace, molto probabilmente ci daranno una vongola verace delle Filippine allevata ad un prezzo medio di 18-22 euro al chilo. Il mio punto è che dobbiamo evitare di pensare che la vongola verace sia meglio tout court.
Dobbiamo anche evitare di pensare che sia peggio to cure, magari solo perché allevata. Anzi, queste umili vongole devono aiutarci a capire proprio che queste categorie, nomi altisonanti come verace o senza nomi altisonanti, allevata o non allevata, italiana o non italiana, di per sé così queste categorie non ci dicono nulla sulla qualità di un prodotto né se quel prodotto fa al caso nostro, magari per quella specifica ricetta. Dobbiamo scegliere in base a quello che vogliamo, a quello che ci interessa, a quello che ci serve senza pregiudizi. Se dobbiamo fare una pasta alle vongole, quindi quello che ci interessa è fondamentalmente il sapore, è chiaro che dovremo andare a scegliere le vongole non veraci. Se invece quello che ci interessa è la dimensione, il calibro e magari anche l'estetica, perché dobbiamo fare un sauté, perché dobbiamo fare un clams party, allora sceglieremo le vongole veraci, senz'altro. Ecco, basta che non pensiamo che qualcosa sia meglio o peggio soltanto perché ha un nome del genere, magari soltanto perché ha una denominazione di origine nel nome. Detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che se volete potete iscrivervi cliccando qui sotto sul pulsante iscriviti. Mi trovate anche su Instagram, sulla pagina appunto di Radio Artusi. E io vi saluto e ricordatevi di non spurgare le vongole, non serve assolutamente a nulla. Poi ne parliamo. Ciao!